nuovo video. Abbiamo deciso di fare questo video scegliendo 5 capi più stravaganti. Sì. Quelli portati meno, quelli un po' più particolari, più difficili da indossare, che però li abbiamo acquistati perché ci piacevano. E quindi ne abbiamo scelti solamente 5, giusto per stringere e farveli un po' vedere, così, sono un po' particolari. Parto io? Sì, sì. Li faccio vedere io. Allora, io ho scelto principalmente giacche. Mi sono accorta di avere delle giacche un po' strane. Allora, la prima è questa. Questa giacchina qua, leggera, sembra fatta di... Razzo. Come se fosse una camicia, fatta così, e ha tutti questi inserti di vari strati di tessuto, così sono tantissimi, fatta così, con la manica, sì, anche la manica è fatta così, e dietro è così. Però è abbastanza stravagante e probabilmente è di uno stilista. Faccio vedere. Poi ho questa che me l'ha regalata la mia bisnonna, perché mi piaceva tantissimo, era il periodo che andavano i teschi, queste cose mi piacevano morire, è della Criminal, e è questa giacca molto semplice, taglia elegante, di lino, gessata, nera, con questo teschio qui sotto, e dietro ha appunto il logo in grande con questo teschio. E mi piaceva tantissimo, ma mi piace tuttora, mi piace molto indossarla. Poi ho questo frac, mini frac, di velluto viola, ed è corto, arriva... Sì, a giacchetta. Sì, 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 corto a giacchettina. Potete vedere la codina così e guardate il davanti quanto è piccolino, quindi immaginate, arriva proprio fin sotto il seno e poi scende un pochino. Ed è della Disquared, e me l'ha regalato mia mamma ad un mercatino dell'usato. Questo sì, l'aveva pagato abbastanza, sì, perché sapete che la Disquared costa abbastanza. E è bello, è molto bello, è particolare, lo indosso in occasioni un po' speciali. Sì. Questo, poi ho questa felpa che indosso poco, bellissima, ed è fatta così davanti, fatta così, e in vita che scende qui con un nodo c'è una cravatta. Questa qui è una cravatta fatta in questo modo, e dietro ha metà schiena scoperta, vedete che c'è questa apertura qua così, e la felpa è di velluto nera, è particolare da indossare, sì, la metto poco bene, però è carina. E poi ho quest'ultima che l'abbiamo presa questa, diciamo giusto per averla quasi, perché io non l'ho mai indossata, però bellissima. È di pelle, è questa casacca fatta così, vintage, i bottoncini vintage, bianca e nera, molto ampia, di pelle, con queste strisce d'oro, così. E questa è proprio... tutta in pelle. Vintage, non l'ho mai messa perché, devo vedere un po' come metterla. Questi sono i miei 5 pezzi più stravaganti, più particolari, che indosso poco o alcuni non li indosso. I tuoi? I miei, allora, il mio è questo zainetto che vi avevo detto di Dolce & Gabbana, fatto così di peluche, fucsia, che non è che metto proprio... Non lo metti spesso? Spesso, anche se io metto di tutto, però questo qua lo metto sì e no, però è molto bello, perché è proprio tutto di peluche, Dolce & Gabbana, però non è che lo metto tanto. Poi ho questa catena, collana, diciamo così. Collana sciarpa. Sì, che è stata fatta tutta in pano lencio, fatta così, con i fiori, praticamente si allaccia al collo, è come una sciarpa, ma fatta tutta in pezzetti di panno lencio, panno. Sì, e in fondo ha questo fiore, c'è il suo bottone qua, e praticamente fa come da... Sembra quasi anche una piccola sciarpa. Da sciarpa, sì, è molto particolare perché è stata fatta tutta a mano. E l'ho presa anche questa in un mercatino,
però è una cosa che metti e non metti, cioè dipende, però beh, è carina. Poi ho questa cintura che praticamente è un serpente. Anche questa l'ho presa in un mercatino, però perché era particolare, è ovvio, è una cosa molto particolare, però non è che la metto, prima cosa ho paura che mi si rovina e poi vabbè, più un oggetto da tenere lì, quasi l'ho trovata e l'ho presa. Poi ho questa collana molto particolare anche lei, è grossa anche, grossa sì, perché guardate grossa sotto, è immensa, è immensa, però molto bella. Io l'ho appesa, però è quella cosa che vabbè, puoi mettere se non metti proprio niente, una cosa semplice, ci metti questa, fa tutto, però vabbè, è una cosa molto particolare. Questa qua, se vi dico cosa l'ho pagata, non ci credete, l'ho presa nel Mepe e l'ho pagata 50 centesimi in uno scatolone. Questa però è molto molto bella. Questa è grossissima. Sì, sì, è molto grossa, però è particolare. E poi per finire ho questa borsa che forse l'avete vista nel video che vi ho della casa. Sì, l'ho appesa, però certe volte questa magari la indosso, è diversa, è rotonda. Così, con di pelle e in paglia, e ha questi con le conchiglie, è proprio rotonda. Questa qua deve essere tipo africana, penso, come, non so da dove possa, come stile, non so, sono cose che queste sì le puoi mettere, però è ovvio non è proprio una cosina semplice semplice. Queste qua sono le cinque cose che ho trovato adesso, un po' particolari, un po' strane, che ho. Le nostre cose un po' più sì, stravaganti. Sì, 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 sì. Ci vediamo nel prossimo video. Buon weekend e spero che state bene tutti. Vi ringrazio di cuore perché grazie sempre dei commenti e degli iscritti. Siete molto gentili. Grazie mille. Un saluto a Evelyn e a Mari. Ciao! Ciao, ciao!